Ciao, io sono Sara di Servas. Allora, per me l'Europa è casa. In Europa voglio che vadano i giovani, perché è il futuro del nostro paese e di tutto il mondo. Per me l'Europa ormai è diventata una cozzaglia di vecchie idee che non reggono più lo sviluppo del nuovo mondo, e speriamo che i giovani riescano a cambiarlo e adeguarlo alle loro esigenze. L'Europa è libertà, non è soltanto economia, ma è politica, solidarietà ed è un mondo d'amore che deve unire tutti gli stati d'Europa. Questa è l'Europa. Sono Raffaella e sono una volontaria di Servas International, Servas Porte Aperte, un'associazione che è presente in tanti paesi europei. Che cos'è per me l'Europa? Una bella domanda. Allora, per me l'Europa è un punto di partenza per conoscere il mondo, e per oltrepassare i nostri limiti e i nostri campanilismi. L'Europa è qualcosa che ci proietta fuori da noi stessi e ci mette in comunicazione con un mondo di diversità. Nell'Europa è facile riconoscere le diversità, anche perché non è fatta solo dagli europei. L'Europa è fatta anche da chi ci sta passando o da chi sta arrivando da paesi diversi per costruire un futuro insieme. E quando queste persone, che siano migranti, che siano richiedenti asilo, che siano rifugiati, arrivano da noi e noi dobbiamo accoglierli con la curiosità, la meraviglia e la voglia di metterci in contatto con loro e di costruire insieme l'Europa di oggi e di domani. Ciao a tutti, mi chiamo Martina, ho 24 anni e sono una volontaria di Servas International. Cos'è per me l'Europa? Per me l'Europa è come una grande famiglia in cui ognuno ha il suo carattere, la sua personalità, le sue stranezze a volte, ma in cui ognuno sa che può contare sull'altro, proprio come in una grande famiglia. L'Europa per me è pace. Finalmente da 70 anni in Europa viviamo fraternamente fra popoli che per secoli si sono invece combattuti. E dalla pace si può poi costruire tutto, si possono costruire relazioni positive, si possono fare scambi non soltanto di merci, ma per fortuna anche c'è la libertà di movimento delle persone. E i giovani si possono conoscere e nella conoscenza si possono creare amicizie profonde da cui poi si può costruire un'Europa migliore. Mi chiamo Vanni Maggioni, ho 72 anni e faccio mille cose. L'Europa per me è Eros e Logos insieme. È un'idea razionale, quella che conserva le pace, allarga le frontiere, da opportunità ai giovani, che ha pensato molti anni fa una politica sociale di avanguardia, non ancora realizzata, e quindi è una cosa da realizzare. Però è anche Eros, c'è una passione, uno slancio, la possibilità di andare oltre le frontiere, un'idea di equilibrio nel mondo che permette alle persone di incontrarsi, di innamorarsi, di fare dei progetti insieme. E quindi l'Europa è l'Europa dei giovani. Ciao, sono Fabio, ho 25 anni, ho appena finito l'università e per me l'Europa è una grande comodità. Si fanno un po' di sacrifici a volte, si studiano le lingue, bisogna un po' sbattersi per poterla girare bene, però l'Unione Europea in particolare, insomma, è una grande opportunità, ti permette di viaggiare, di conoscere tante persone, di capire che alla fine siamo meno diversi di quello che pensiamo. E quindi l'Europa non è un modo per non essere più italiani, non essere più della città da cui arrivi, ma è un modo per trovare una lingua, è un modo di vivere insieme comuni e quindi per diventare 500 milioni di persone che si parlano capendosi invece che cittadini di un solo paese. Quindi è bello essere cittadini di 28 stati invece che di uno. Sono Bianca, vengo da Milano, giù di lì, insomma, vengo da Legnano. E per me l'Europa è tante cose, innanzitutto è sicuramente compromesso, è anche fatica se vogliamo dirlo, però è quel tipo di fatica che vale la pena perché è un compromesso importante, soprattutto per me che sono giovane, per tutti quelli come me, è un compromesso che dà un futuro e che vuole portare tante culture, tante persone diverse a collaborare per un obiettivo comune e forse per me questa è la cosa più importante che si può fare nella vita, quindi questa per me è l'Europa. Anche se sulla carta non sono cittadina europea, ma nel cuore anch'io sono l'Europa. Ciao!